Oggi puntata speciale di Selfie per Montella, perché è Selfie per Montella VIP. Grande Coppini! Grande fai! Daniela Porozzi! Oh, Coppini! Oh, Pupo! Che pezzi fa grande! Dove stai, eh? Grandissima tifosa della Coppini. Fiorentina! Che tu fai alle ore? Dolce Nera, grandissima! Ehi! C'è che cifo! Buongiorno, ragazzi! Buongiorno! C'è Paolo Vallesi! Paolo Vallesi! Oh, guarda, siamo? Siamo al Bar Marisa, nel tempio dei tifosi viola proprio, eh! Che si dice? Siamo qui a parlare di Fiorentina! Ma va? Tu sei di Lecce, no? Però tu, normale, sono 24 anni, ecco, 24 anni che vivo a Firenze. Poi tra l'altro Lecce dicono sia la Firenze del Sud. Davvero, c'è anche questo link. Quindi ti avrà preso un po' di viola addosso, sarai un po' diventata fiorentina. Eh beh, sì. Ecco. Ma te, ti piace il calcio, tifi Fiorentina, ma non vedi all'ombra, stai sole. Scusami, No, allora, tu mi chiedi se tifo Fiorentina. Presenti il programma della Fiorentina su R38. Sì, però lo sai perché? Perché, boh, non lo so, vedere i Paci, sentire i Paci che parla di calcio è come, boh, che ne so, Salvini che parla d'accoglienza, non certo. Lo so. A parte che io a calcio, se vuoi, ti do una dimostrazione. Sei anche bravino? Abbastanza. Ero, ora sono vecchio. Grandissima tifosa della Fiorentina, no? Sì, tifosissima della Fiorentina. Ultra quasi, insomma, direi. No, veramente no. Comunque, sono tifosa della Fiorentina, ma non ultra. Sono recentemente tifosa della Fiorentina. Recentemente perché? Recentemente perché per due motivi. Uno, che c'è un figliolo, rivendica la sua identità costringendomi a guardare le partite. E poi perché uno c'è Montella, ovviamente. E poi soprattutto c'è, capito? C'è Ribéry. Tu sei una fan di Ribéry? Io ho iniziato a guardare le partite per lui. Allora tu farai un selfie per Ribéry? Io fa un selfie per Montella e lo manda a Ribéry. Vai. Ma hai visto allo stadio diverse volte? Io ci vado. Ci vai? Vai, Fiesole. Grande, vera. No, Fiorentina vera. La tribuna, perché... la VIP, la tribuna VIP. Ma ora che sono beccato, qui bisogna fare assolutamente un selfie per Montella. Conosco bene questa tua rubrica ormai di gran successo. Poi Montella è un amico. Facciamo il tuo selfie per Montella. Allora, prendi in mano il cellulare. Faccio io così. Fai tutto da te. Allora, qui siamo a selfie per Montella. Certo. Selfie per Montella VIP. Quindi devo dire qualcosa a Montella. Quindi dovresti mandare un messaggio a Montella, ma come un selfie. Quindi tieni te il cellulare. Ah, sì. Cecco e cibo. Allora. Cecco e cibo. No, lui è cecco e so cibo. Ah, lui è cecco. Vabbè, ma che ce ne frega, dai. Allora, quindi Cecco e Cipo. Andavo qui a Fiesole quando avevo 12 anni. Ecco, quindi sei cresciuto dentro. Sono state in varie parti dello stadio. Ora, insomma, tu capito qui a 100 metri. Tu la guardi alla finestra della partita? Praticamente io non posso, cioè io sono costretto ad andare allo stadio perché quando apro la finestra, siccome il segnale di Sky ti può ritardare un secondo, quando segno lo sento prima dallo stadio. Toscani, Di Vinci, sicuramente tifosi viola, eh? Toscani sì, tifosi viola un po' meno. No, busserei mia dalla Juve, ragazzi, perché in quelle zone... No, Juve no. Per chi siete? Siamo per l'Empoli. Sembra proprio che vi vergognate a dire per l'Empoli. No, mi dispiace per te, insomma. No, dai. Anzi, lo sapete, non siamo mica fuori tema, perché se ci pensate bene, io sono qui per farvi fare un video messaggio, un video selfie per Montella. E Montella è nato calcisticamente proprio a Empoli. Come più grandi, anche noi tra l'altro... Ti ricordi si fece anche un provino, non so, piccini, si fece per un l'Empoli, provino, esatto, però sì, ce l'ho preso. Papà, un selfone? Pia mani cellulare, fa tutto da te. Devo mettere per me... Ecco. Eccoci pronti. Devo fare la foto, non si parla nei selfie. No, tu parli, no. Video selfie, vedi. Video selfie. Ma te va via, Coppini. No, io sto qui, guarda. Amore, sta a me. Aspetta, madonna, mi sono imbrenato, ragazzi. Mai. Allora, Vincenzino, siamo felici che tu sia tornato a Firenze. Ricordo che hai detto, mi ha promesso che io, siccome sono a parametro zero ormai da 25 anni, che un giorno sulla faccia sinistra tu mi schieri. A risultati ottenuti, va bene? Montella, vai. Attacca. Sono amici. Attacca. Io ammiro veramente Montella perché io una volta sentii un'intervista di Montella quando iniziò a fare allenatore, che lui disse: io da quando ho smesso di giocare a quando ho iniziato a fare allenatore, prima sono andato a scuola a studiare, cioè ho fatto l'università, non mi ricordo se ha fatto filosofia o psicologia, ora me lo ricordo, che non è che sto tutti i giorni dietro a Montella per vedere che fa. Ecco. Però questa è una cosa che a me mi ha colpito. E per me Montella è una persona veramente intelligente, quindi... Ah, quindi stai dicendo una cosa seria? No, pensavo poi arrivasse la battuta finale. No, quindi sicuramente farà un lavoro eccezionale come già sta facendo,
E mi dispiace, ci sono state delle critiche all'inizio, però io se non so se gliel'hanno riportato, se l'ha detto, io l'ho sempre difeso. Caro Vincenzino, ti ricordi quella volta che abbiamo giocato insieme allo stadio proprio di Firenze, la prima volta che tu venite a Firenze? Ho giocato con Montella. Ho giocato con Montella, che non mi passasti mai la palla e io mi incazzai con te e te dicesti: ma io se passo la palla a te, palla persa? Te lo ricordi? Ecco, io vorrei dirti in questo video selfie che la prossima volta che giocheremo insieme mi devi passare una palla. Detto questo, stai andando bene, mi piace come metti la squadra in campo e sono molto molto fiero anche di essere un tuo amico. Bene, io volevo dire soltanto che da quando Ribéry è entrato in campo tutto è cambiato. L'umanità nel calcio è diventata qualcosa di emozionante. E Montella, lei è molto bello, si veste benissimo e ha una moglie eccezionale, quindi non le farò delle avance. Però mi farebbe molto piacere conoscere Ribéry, se lei potesse intercedere. Magari ha visto qualche puntata di Distretto Polizia, non so. Quindi se veramente ci fosse un'occasione, io non so che dirle, le potrei dare anche un bacio sulla guancia. Ribéry è bello, è come, non so, il nome sembra l'alba, è un fiore che sboccia. Ribéry, vengo a trovarti, amore. Montella, Vincenzo. Torna, ecco, prendi l'invito. Se te ne hai voglia, anzi, se tu ne hai voglia, vorresti venire anche a darci una mano a Empoli? Sì, no. Torna a giocare a Empoli. Giocare? Sì, no, torna a giocare. Sì. Tanto vedo anche. Torna a giocare, e tanto, ma poi si gioca anche noi nel caso. Sì. E si fa gruppo, insomma, si fa spogliatoio, ci si diverte un po'. Ti mando un salutone, un bacione da Cecchi Cipo, da Firenze, con furore, ciao. E forza, ciao. Viola. E forza Empoli. Ciao. Neanche alla fine. Quindi forza... Ce la Viola. Fatti? Forza Viola, mia forza Lecce. Ma che Viola! Chi è più forte, te o Masini? No, Masini, vai, Masini non ci capisce niente. Non so se te lo vedi così, ma ti faccio un messaggio a Maso. Maso, te di calcio non ci capisci niente. Vorrei chiudere questa puntata di un selfie per Montella VIP in modo anche un po' romantico, diciamo. Facciamo un omaggio, uno dei tuoi omaggi a questa città e soprattutto alla Fiorentina, anche perché viene quando citata. Quando hai detto in modo romantico, io mi sono preoccupato, ho detto, ma mica il Coppini mi sarà... Mi può mettere la lingua a bocca! Invece intuisco che è un'altra cosa. Un'altra cosa, però. E sarebbe bellino, in modo romantico, chiuderla cantando. Allora, vediamo se sono bravo, se vienimi dietro. I primi pendolari la mattina. Quest'anno è forte la tua Fiorentina. La colazione con i bomboloni. E guai a chi parla male di Antonioni. Firenze, Santa Maria Novella sogna. Povera ancora di vergogna, sembra lo specchio della sua città.